Nous passons au deuxième rapporteur, M. Giuseppe De Matteis, de l'association Dislivelli. Buongiorno a tutti. Io mi collego a quello che ha finito di dire adesso il dottor Ceccarelli. Parlando soprattutto di quello che, secondo quanto risulta dai nostri studi, la nostra è un'associazione che si occupa di problemi di montagna, sta cambiando. Ringrazio intanto per averci dato la fiducia di associarci a questa manifestazione, a questo convegno, pur avendo noi un punto di vista probabilmente diverso da quello della maggior parte delle persone qui presenti. Noi stiamo a Torino, vediamo le cose come si possono vedere da una metropoli, però probabilmente un confronto tra certe realtà locali, che pure noi studiamo però sempre dall'esterno, e una visione più vasta del problema penso che possa essere utile. Partiamo dal globale. Se noi siamo qui oggi non è per caso, non è nemmeno un fatto eccezionale, è una cosa che capita ormai dappertutto. Il senatore Duigiani ha detto giustamente quello della montagna è un problema vecchio, però oggi si sta riproponendo in termini sempre più forti, sempre più nuovi. A livello internazionale, qui ho messo solo alcuni dati così, tanto per dire, ma per esempio questa Mountain Partnership, che è un'alleanza che comprende paesi, che comprende grandi organizzazioni internazionali, fa pressioni continue sulle Nazioni Unite tutte le volte che ci sono questi grandi raduni per i problemi mondiali, specialmente quello, l'ultimo COP21 di Parigi, per il cambiamento climatico, eccetera, per far presente le esigenze della montagna, una cosa che prima non capitava nelle assise internazionali, fino a Rio de Janeiro, ormai più di 20 anni fa, non si parlava di montagna, oggi se ne parla. È stato istituito ad esempio il giorno della montagna. In Europa, a parte il vecchio programma Spazio Alpino, ben noto, ma poi oggi è stata implementata finalmente la strategia macro-regionale alpina. In Italia ho elencato qui tre organizzazioni, associazioni che sono nate negli ultimi 3 anni e che si occupano di montagna, che prima non c'erano. Quando c'è stata l'Expo a Milano l'anno scorso, è stata scritta la Carta di Milano, ma poi è stata scritta anche una Carta di Milano per la montagna. Alcune grandi fondazioni, tra cui anche la Compagnia di San Paolo, che anche sarà presente oggi, hanno iniziato a fare dei programmi specifici per la montagna. Ecco, questo per dire che siamo in una fase in cui l'attenzione per la montagna è in crescita a livello globale, a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale. Ho dimenticato a livello nazionale il programma Aree Interne. Cosa ho voluto rappresentare in questa immagine? Il fatto che i punti di debolezza della montagna sono relativi, sono gravissimi per carità, però sono relativi. Come abbiamo già visto e come vedremo meglio anche dopo, l'agricoltura è in crisi, ma ci sono dei casi in cui c'è una ripresa dell'agricoltura, quindi è possibile cambiare la situazione. Lo stesso si può dire per l'industria, almeno per certi tipi di industria, lo stesso per i servizi. Quello che invece la montagna ha di suo è che le grandi aree urbanizzate non hanno, o non hanno quasi, non hanno più, è qualcosa che ha solo la montagna. Quindi è il punto di forza della montagna sono, per così dire, assoluti. Quindi la pianura urbanizzata, ho scritto, non può avere molti beni che oggi solo la montagna può offrire. Lo sociologo Aldo Bonomi, ben noto, usa questa espressione nuova centralità della montagna, e questo è il motivo. La montagna ha qualche cosa che gli altri avrebbero piacere di avere sempre di più col tempo nel mondo, si è parlato per esempio di acqua,
e la montagna li ha e gli altri invece ne difettano. C'è anche un altro fatto. Qui io ho riportato alcune frasi che abbiamo catturato in un'indagine che abbiamo fatto su tutto l'arco alpino, sui nuovi insediati in montagna qualche anno fa, nel 2013. E ho titolato Nuova domanda di montagna. Questi signori che abbiamo intervistato non è che siano tantissimi, però dicono delle cose interessanti. Cioè dicono che intanto c'è un rapporto, la montagna può essere una risposta alla crisi economica. Ci sono dei ritmi di vita della montagna che sono preferibili a quelli della grande città. E soprattutto l'ultima frase, volevo un posto in cui poter vivere, non mi interessava guadagnare, mi interessava vivere. Cosa sta capitando nel mondo oggi? Ne parlano sovente anche i giornali, se ne è parlato ultimamente anche in un convegno di economisti, sociologi, eccetera, che è tenuto presso l'Accademia delle Scienze di Torino. E lì è venuto fuori questo, che fin a 20-30 anni fa la mobilità sociale era abbastanza forte perché qualcuno che partiva dai livelli più bassi, diciamo, era povero, nasceva da una famiglia povera, potesse, impegnandosi, pensare di poter arrivare a migliorare parecchio, magari andare fino al top, i suoi livelli. Oggi un economista ben noto, Mario De Aglio, ha detto, guardate che questa scala qui si è rotta, ci sono al massimo 3 gradini, dopo gli altri quasi nessuno riesce a superarli. Come sappiamo, la ricchezza mondiale si sta concentrando in pochissime persone, la classe media viene praticamente distrutta e tutti rimangono al pian di babi, come si dice in piemontese. Allora, che cosa capita se qualcuno si rende conto di questa situazione? Dice, ma perché io devo affannarmi, devo sacrificare il meglio della mia vita per arrivare a un posto dove poi quasi certamente non arrivo? E la risposta è questa, non mi interessa guadagnare, mi interessa vivere. E questo fa sì che molte persone si rivolgano a una vita tranquilla nella montagna. Ecco i nuovi iscritti in anagrafi comunali nel periodo che abbiamo esaminato noi nella nostra ricerca, adesso sono dati già un po' più vecchi, però le situazioni continuano a essere queste. Qui tenete presente, sono in cifre assolute, no? Si vede però dov'è che ci sono più iscritti, cioè più immigrati, diciamo, nei comuni, nella Valle d'Aosta, lungo i grandi assi, il Ticino, l'Adige e così via, però molto sui bordi esterni. Se andiamo però a vedere il rapporto di questi nuovi iscritti, cioè di questi immigrati nei comuni, in percentuale della popolazione residente, vediamo che la distribuzione avviene anche molto di più nell'interno, specialmente nelle Alpi occidentali. Perché? Perché comuni con pochi abitanti, ci sono comuni che hanno solo 50 abitanti, per esempio, no? Se arriva una famiglia con 3 persone c'è un balzo enorme di crescita, di variazione percentuale. Ma anche, può essere anche un balzo nella vita sociale del comune, perché anche poche persone che vengono dal di fuori portano nuove energie e possono cambiare la situazione. Quindi è iniziata ormai una tendenza a rivitalizzare alcune zone che prima erano desertificate. C'è anche una nuova domanda di montagna, che è quella di cui si parlerà dopo con Sweet Mountains, che è quella di un turismo dolce, consapevole, un turismo che si interessa molto all'ambiente, ma l'ambiente non solo naturale ma anche quello culturale locale, e c'è anche una nuova offerta di montagna corrispondente. Poi c'è ancora altro. Non c'è solo turismo, c'è quella che passa sotto il nome di green economy, che trova nella montagna uno dei luoghi preferenziali, perché riguarda la prevenzione del rischio idrogeologico, l'approvvigionamento idrico della pianura, che avviene tutto attraverso acque che arrivano dalla montagna, le fonti di energia rinnovabili, idroelettrica e biomassa, le produzioni di qualità nell'agricoltura, vitivinicoltura, frutticoltura, allevamento, boschi, filiera del legno, artigianato,
Ovviamente questo partendo da attività che già si svolgevano nel passato, ma che hanno avuto delle iniezioni di nuova tecnologia, tecnologie però appropriate, cioè adatte a quel tipo di ambiente, a quel tipo di società che si trova in montagna. Il tutto per arrivare a uno sviluppo integrato. Sì, ho messo qui sotto la citazione di questo studio molto interessante sulla Green Economy in Valle d'Aosta. Allora, sviluppo integrato. Che cosa, faccio qualche veloce esempio, ce ne potrebbero fare tanti di sviluppo integrato. Questo qui è una società che si chiama Gestalp e opera nel Valle Varaita, in provincia di Cuneo, San Pere e altri comuni vicini, che mette insieme l'acqua come acqua potabile, acqua per irrigazione, acqua per l'idroelettrico, i boschi soprattutto per cippato e per far funzionare questa centralina idroelettrica, ma anche le carni tipiche locali e quelle selvatiche, proponendo quindi soddisfando una serie di esigenze e di consumi abbastanza vasto, integrando queste cose. Come vedete, è partita da poco, dal 2013, è arrivata ad avere 11 nuovi occupati, si pensa di raddoppiarli in poco tempo, e questo per una valle in cui l'occupazione è in calo è già un significato. Ecco i famosi terrazzamenti abbandonati, questi sono più cigli in natura che terrazzamenti, comunque sono spettacoli che siamo abituati a vedere purtroppo in tutta la montagna. Però cosa capita? Capita che, ad esempio, questo qui è un caso del canale di Brenta, dove hanno inventato questa cosa, adotto un terrazzamento, sono riusciti a ripristinare l'utilizzo di questi terrazzamenti in tanti modi. Ad esempio, uno interessante è quello che dei marocchini sono andati lì e hanno cominciato a coltivare la menta che usano i marocchini nel loro tè, e hanno trovato un mercato abbastanza diffuso di questo prodotto per continuare a coltivarlo e ricolonizzare alcuni di questi terrazzamenti. Ma questo ovviamente è solo un esempio. A Teglio in provincia di Sondrio è un presidio slow food interessante, perché come qui state pensando giustamente, Marese, di riprendere la cultura del grano, magari di varietà tradizionali, lì hanno reintrodotto il grano saraceno. Il grano saraceno è il prodotto base di alcuni piatti tipici ben noti in Valtellina, no? Soltanto che veniva dalla Turchia il grano saraceno. Invece qui hanno incominciato a produrlo, come vedete, su delle distese abbastanza. Hanno ripristinato un vecchio mulino dove avviene la molitura, e quindi poi uno può finalmente mangiare i zoccheri e la polenta taragna sul posto, fatta con la farina di grano saraceno locale. Gli esempi possono essere molti, io qui ne ho solo così, sono cose più che altro suggestive. I vigneti, beh, qui in Val d'Aosta, sapete, anche se il primo è del Trentino, però l'altro credo che sia il Blanc de Morgé. E poi le patate ben note, di variissime qualità, tra l'altro alcune di montagna molto pregiate, i piccoli frutti, le castagne, le erbe officinali. In Val di Susa anche la canapa adesso. Cosa ci vuole per fare tutto questo? Beh, qui le parole del sindaco di Ostana, un paese che è passato da oltre 1100 abitanti all'inizio del secolo a 74 nel 2010, e oggi ha incominciato a recuperare leggermente. Beh, dice: la scommessa si vince solo se la comunità è protagonista, e così è stato qui, non potrebbe essere diversamente. È la comunità che vince la scommessa e guarda al futuro, la comunità affascina, conquista, anche per questo nuove persone vorrebbero venire ad abitare qui, alcuni hanno trovato un lavoro e comprato casa, altri hanno recuperato i loro ruderi e reso il paese più bello. In effetti è un paese completamente rinnovato oggi, con nuovi abitanti, nuove attività anche molto importanti, per esempio quelle del cinema di diritti, questo regista che ha fatto quel film Il vento fa il suo giro, si è insediato lì per fare una scuola di cinema.
bisogna pensare a due diverse strategie di sviluppo. Quella dove ci sono già i motori, cioè le grandi aree urbane forti, e qui si tratta di rafforzare le esistenti. Ma nei casi come quello della montagna rurale, quello che occorre sono quelle cose chiamate strategie abilitanti. Non si tratta di puntare subito a produrre del PIL, no? Del prodotto interno lordo, che è un po' la fissazione generale a partire dall'Unione Europea, ma di rendere questi territori abitabili, vivibili, quindi con servizi e migliorando la qualità della vita, renderli accessibili con infrastrutture, si diceva già prima, renderli attrattivi attraverso la qualità dell'ambiente e la possibilità di avere occupazione anche locale. Allora, se nel secolo scorso la ricchezza nazionale è cresciuta a scapito della montagna, perché è cresciuta soprattutto attraverso il lavoro di chi è emigrato dalla montagna, non solo, ma anche attraverso, per esempio, l'energia idroelettrica, che ha avuto un ruolo fondamentale all'inizio del secolo scorso per il primo take-off italiano, diciamo così. E questa tendenza oggi si può invertire. Qui ho cercato di schematizzare un po' banalmente questo circuito virtuoso della montagna vivibile. Se la montagna è vivibile, partiamo da sinistra, anche voi a sinistra, sì. La montagna vivibile può attrarre nuove imprese, come abbiamo visto. Questo vuol dire utilizzare meglio le risorse del territorio, produce anche un aumento di prodotto interno lordo, cioè un aumento di reddito e di ricchezza, certamente, ma la cosa più importante probabilmente invece è andare a vedere sotto, per cui aumentando l'occupazione e il reddito aumentano gli abitanti, mentre il dottor Ceccarelli prima ha fatto vedere come un rapporto di il rapporto tra aumento della popolazione e aumento dell'occupazione è discutibile, non è chiaro, però sicuramente se aumenta l'occupazione aumenta la popolazione, quindi bisognerebbe partire di lì per far aumentare la popolazione. Con più abitanti possiamo permetterci più servizi, la montagna è sempre più vivibile, quindi il circuito continua. Alla base di tutto c'è l'uso della terra, senza questo non può capitare niente. Non è, come si pensa, il turismo quello che fa vivere la montagna alla base, no, è la terra, che poi si lega poi ovviamente anche al turismo, per carità. Allora, se ci sono più attività agricole e derivate, quindi industria agroalimentare, eccetera, eccetera, aumentano gli abitanti. Con l'aumento degli abitanti aumenta anche la cura del territorio, cioè la possibilità anche di prevenire i rischi idrogeologici, quindi più sicurezza. E questo fa sì che è anche qualcosa di utile per lo sviluppo del turismo. Nello stesso tempo, più attività agricole, si vede sotto, significa una miglior conservazione dell'ambiente, del paesaggio e anche delle culture locali, e anche questo significa più turismo. Il tutto porta a fare più reddito, soprattutto più reddito per gli abitanti. Un ultimo scherzetto, questa è una cosa che è stata detta in un convegno a cui ho partecipato all'Expo di Milano dell'anno scorso, il paesaggio è ciò che mangiamo. Perché? Perché se c'è una domanda di prodotti tipici, agricoli specialmente, cresce l'agricoltura locale, cresce l'allevamento e si mantiene il paesaggio che non è, come si crede, almeno nelle Alpi, nelle nostre montagne, un fatto naturale. Il paesaggio è una costruzione naturale e culturale millenaria. Va bene, io credo di aver finito. No, ecco, l'unione fa sì, questo è un punto importante. Qui ho preso l'esempio di tre comuni che hanno avuto il coraggio di fondersi. È una cosa difficilissima. Però ci sono anche delle vie di mezzo, ci sono le unioni di comuni, non c'è bisogno di fondersi. Ma quello che è importante è che tutte quelle parole che vedete
evidenziate sotto sono qualche cosa che porta allo sviluppo locale soltanto se ci si unisce. Un piccolo comune da solo purtroppo oggi non riesce più a sopravvivere né a fare una vera e propria politica di sviluppo. Per finire vorrei fare un omaggio all'abbè Trèves, riportando queste sue parole che scriveva in una congiuntura storica diversa dall'attuale, dove però c'era comunque una minaccia sul futuro, come quella che grava oggi ancora sulla montagna. E c'era però anche la speranza di andare oltre, si vedeva un avvenire. Non sto a leggerle, potete vederle voi. Grazie per l'ascolto.